Salve a tutti ragazzi, siamo Super Fighting Bros, io sono Adalbis. Io sono Ray. E io sono Locke e siamo tornati a rispondervi. Rispondere ai vostri commenti, cazzo. Le risposte dei Super Fighting Bros. Hashtag ragazzi, le risposte dei Super Fighting Bros. Ci piace questo hashtag, adesso. Cominciamo con Tiebel, che ha scritto: grandi, concordo con tutto quello che avete detto. È già lì, bravo, hai capito. Grazie. Secondo me dovreste fare più video dove parlate dei giochi vecchi. Oh. E ci siamo, infatti. Questo capita giusto a fagiolo. Giusto. A fagiolo per pubblicizzare le nostre votazioni che stiamo facendo con i vecchi giochi. A lunedì e la domenica. Lunedì e la domenica faremo vedere questi giochi che abbiamo un po' ripreso, un po' delle vecchie console. Esatto. Adesso cosa abbiamo messo? Avete visto Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, tutti Mario, i link ci saranno. Onimusha. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Per adesso avete però visto non avete visto altro. Saranno 6, probabilmente. Per adesso 6, però abbiamo già in serbo. Cioè, proprio. Oh. Sempre la nostra mente elabora, cioè, in continuazione. Titoli col cazzo rosso. Quindi preparate il pene. E passiamo a Semplicemente Nerd, che scrive un bel messaggino. Un bel tema, diciamo. Ragazzi, io ho 16 anni, ma sono cresciuto con delle perle che avete appena nominato. Questo lo devo ai miei genitori, che non si potevano permettere di comprarmi all'epoca la PS2, quindi gli unici videogiochi che avevo erano il NES di mio padre e il Game Boy che mi fu regalato dal mio cugino. Quelle console che ho amato e allo stesso tempo odiato per la difficoltà dei giochi, non le dimenticherò mai, le conservo ancora anche se non funzionano più. Oh. Bravo. Io gli avevo già risposto con: bisognerebbe farci un film su questo commento. Mica, un film sulla tua vita. Anch'io non avevo un cazzo di giochi. La palla con lo spunto. No, ma diciamolo, comunque a 16 anni, Infatti. Cioè, quindi 16 anni NES e Game Boy. Cioè, già NES e Game Boy 16 anni. Sei cresciuto bene. Sei adesso, cresciuto bene. Infatti, mio figlio. Tu adesso hai figlio. No, quando avrò un figlio. Allora. E se si scoprì che no, perché adesso il Xbox 1000, quando succederà? No, parti dal Game Boy. E neanche Color. No, parti dal Game Boy quello in bianco e nero. E da lì inizi. E da lì il mattone. Quando avrai 26 anni, potrai iniziare con l'Xbox. Che nel frattempo. Nessuno. Che adesso ci sarà tipo l'Xbox 8. Ma pensa a te, quelli che arrivano già tutto pronto. Ti fai il culo. Che poi ti fai il culo, però giochi dei giochi belli e non giochi. Vabbè, mai. Erano anche difficili, c'ha ragione, perché erano più difficili, ma ti creano anche quella cultura videogiochi. Videoludica. Videoludica, che alla fine è anche quella abilità. Ma ti aiuta anche a comprendere e criticare meglio i giochi attuali. Bravo, è vero, sì. Mitici, se continuate con Kingdom, metterò sempre mi piace. E il commento non mancherà. No, Ray, hai sputato merda su Final Fantasy X. Non si fa, non si fa. Ok, scherzo, comunque non si fa. Devo ammettere, è stato il mio primo RPG in assoluto e quest'anno ho provato i più vecchi Final Fantasy. Avete ragione, è cambiato tutto, il modo di esplorazione e tanti altri fattori. Oggi non so come stiamo messi a RPG su PS3 360, ma da quel che si dice un ritorno alle origini. Dicono e basta. Ci sarà con Bravely Default su 3DS. Sì, in effetti ci sarà con Bravely Default su 3DS, che è un RPG. L'ho comprato 3DS, apposta, solo per questo. Se mai lo proverete, a voi il responso. Grandi ragazzi, via Final Fantasy X, Steam, punti esclamativi, non so cosa c'entri. Commentate, please, stiamo commentando. Allora, adesso... Adesso risponderei. Non perché. Voglio... No, ma no, ha ragione, perché io ed Albis abbiamo cominciato i GDR con... Final Fantasy 8. Final 8, ok. Allora, per noi era il più bel gioco del mondo. È il primo GDR. Il primo GDR dà l'emozione. Non si scorda mai. Sei abituato con i platform. E quindi anche con Final Fantasy 10 è stesso discorso. Perché mica comincia, fai tutto, è bello, eh. A me è piaciuto. E ti lascia, ok. Però se poi devi analizzare obiettivamente il gioco, c'ha tantissime pecche. Anche Final 8 aveva le pecche. Perché non aveva gli echi. Sono un paio. Ne aveva giusto. Però c'è rimasto lo stesso. Non ci devi toccare Final 8. Non dite un cazzo. Final 8 che mi va a prendere a casa. Ma non è quello. È che secondo me dipende, sì, se la prendi emotivamente o obiettivamente. Ovvio che obiettivamente ci sono delle cose che non puoi dire no. Però emotivamente, se ti ha lasciato un'emozione Final 8 all'epoca, è per te sempre un gioco bello. È sempre un GDR bello, perché può essere più di un nuovo GDR che magari hai fatto bene, sì, okay. E poi anche la situazione che diceva Xbox e PS3. Situazione GDR. PS3 già di più. PS3 è tanta roba. Ma già di più. Xbox cosa c'è? Non Xbox, ma cosa c'è? PS, c'è Tales of Vesperia. C'è Tales of Vesperia e basta. Lo Stodice che a me è piaciuto, che era già vecchio, un po' vecchio stile. Hanno da ridire, ma a me è piaciuto. Che era una beta, però. Era una beta, ma era bella beta. Beh, comunque sì, speriamo che ci sia davvero ritornare alle origini con la prossima generazione. Magari col 3DS, chi lo sa. Io l'ho comprato, quindi per me va bene. Vedremo. Ara ci scrive: dove cazzo ero quando è uscito il gioco in terza posizione? Wild Arms 5.
Me lo sono perso. Te lo sei perso, cazzo. Dove cazzo eri veramente? Pure io, pure ma in realtà Wild Arms 5 se lo sono persi in tanti, perché è arrivato col tramonto della console. Non lo conoscono in tanti. È una chicca. È una chicca che dovete andare a riprendere. Ma io dovrei andare a riprendere. Io mi sono sorpreso quando l'ho visto. Cazzo, ne fanno un altro di Wild Arms? È cazzo di capolavoro. Fantastico. Ara, guardatelo, te lo consigliamo. Guarda, è un film. Non so, giocatelo, scusate. Comunque, e poi è vecchio stile, cioè ha tutto quello che vuoi da un GDR. Mi spiace che è uscito. I dungeon belli da esplorare, con salti, puzzle. Gli enigmi. Però è stata un po' una cazzata che è uscito così alla fine. Che anch'io, ad esempio, non ci ho mai giocato. È stato uno spreco incredibile, perché quel titolo, secondo me, fosse uscito nel periodo Final 10. E ha già. Gli dava merda, ma proprio. Easy, proprio. Easy. Easy, e riprendetelo allora. GG! Il mio amico Mr. Ocelot scrive: non vi metto non mi piace, parlando della top 10, non vi metto non mi piace perché siete voi, ma se quando sarà non vi ritroverete in paradiso, sappiate che sarà per colpa di questo video. Kojima vi giudicherà, vabbè, non so, Kojima vi giudicherà senza pietà. Scusaci, non abbia messo Metal Gear. Perché? Perché forse a noi nella Play 2 non ci aveva preso con qualche titolo in particolare. Diciamo che la top 10, la gente quando la vede, è difficile vederla comprendendo il fatto che ognuno ha la sua. Ognuno c'ha i propri già gusti. Già mettere insieme tre persone a fare una top 10 è una guerra. Sembrava il video iniziale, ma era tipo così davvero, così comunque all'inizio. Invece Metal Gear, perché Metal Gear no? Il 2 della Play 2 non ci ha dato granché. Io l'ho giocato, l'ho giocato. Il 3 è uno di quei titoli, stupendo il 3, ma già troppo farcito per i filmati. E noi nei videogiochi devi giocare. La narrazione piace, per carità, ma più moderata. Mi sto giocando, devo giocare. Mi guardo un telefilm. Non mi guardo un telefilm interattivo. Quindi, poi se io prendo il gioco, cioè devo guardarlo, mi piace tutto. Sicuramente è bello, sono dei titoloni. No, ma anch'io Metal Gear è bellissimo, non l'abbiamo messo top 10 perché a noi personalmente emotivamente non ci ha lasciato così tanto. Non ci aveva lasciato tanto, so che ci ucciderà, mi sa. È una cosa che non si può giudicare, cioè non puoi giudicarci per questo, perché ognuno ha il suo cuore e il suo cuore vive le emozioni che vuole. Per favore, adesso ti giudico io. Pensiamo così di ti giudico io, sei un pezzo di merda. Lock, sei malsano. Ifrit Lord of Fire. YouTube ha bisogno del tasto applausi. Sentire le vostre parole mi ha fatto commuovere, anche se preferirei che fosse il ragazzo di oggi a pronunciarle. Rispetto per semplicemente nerd. Oh, prima di tutto ci stiamo dei vecchi. Scusa, siamo vecchi noi adesso. Siamo Locke, se non abbia 50 anni probabilmente. Locke, siamo sessantenne. Però, sotto questa barba e questa peluca c'è un giovincello, un sedicenne. Quindi ragazzi di 16 anni in ascolto, la mia email è locke@superfightingbros.com. E ti arrestano. Ragazzina attillate. Ragazzi, non mi arrestano se ha 16 anni, attenzione. Sei consenziente, è consapevole di quello che fa. Se mi manda la mail è consenziente per forza. Vero, bravo, bravo. Comunque, stai perdendo gli applausi. Comunque, grazie per gli applausi che ci piacerebbero molto. Ma è rispetto semplicemente nerd, andatevi a vedere quello che mi hai detto prima. Perché la risposta è quella alla fine. È questo Locke che mi conosce gli atroci paroli. Allora, Domenico. Domenico! Domenico D'Arrigo. Devil May Cry 3. Sbav, nella mia classifica personale avrei messo pure un Prince of Persia. Tra le sabbie del tempo e spirito guerriero. Ma comunque, ottima anche così. GG ad Alvis. Prince of Persia. Non lo so. Diciamo che forse non è tra la top 10 di giochi. Diciamo che Metal Gear possiamo accettare la critica. Prince of Persia. Questo è bello, ma bello, per carità. Cioè, oddio, non era un brutto gioco, però non da. Non sono tutti brutti giochi, però non da top 10. Basta, non c'entra da fare, viviamo ufficialmente. Ricordatevi l'hashtag della puntata, le risposte dei Super Fighting Bros. Oh yeah. E continuate a commentare e mettendo l'hashtag le risposte dei Super Fighting Bros, così noi comodamente possiamo prendere i vostri commenti. Troviamo tutti lì comodamente da casa. E ci agevolate, perché ci piace. Non è che ci piacete. No, perché sto YouTube nuovo, tutti a spallar merda, ma
anziché lamentarci, noi proviamo trovare le lato nuove buono. Piccole opportunità che il ci lato offre. Buono, tutta questa condivisione, tutto insieme. Tutti amici, tutti felici. Commentate che noi rispondiamo a tutti, no, più o meno, diciamo. No, che risponderà a tutti. Noi siamo i Super Betting Bros, sono ad Albis. E io sono Locke. È l'ora della siesta!